Buongiorno a tutti, si parla di festival, ancora festival visto che ormai la manifestazione sta per iniziare. Oggi siamo all'Istituto Tecnico Economico Cesare Battisti di Bolzano. L'anno scorso classificatisi sesti con un po' di delusione, adesso andiamo a vedere come si stanno preparando per quest'anno e se hanno intenzione di arrivare un po' più in su nella classifica. Ed eccoci qua all'Istituto Tecnico Economico Cesare Battisti, stiamo per incontrare le rappresentanti del festival studentesco. Ciao ragazze, mi infilo tra di voi. Allora, partiamo subito con le domande così a bruciapelo. L'anno scorso com'è andata? Diciamo che ci siamo impegnati molto, l'anno scorso abbiamo puntato tanto sulle nuove capacità che abbiamo potuto scoprire nella scuola, purtroppo i risultati non sono stati quelli che volevamo, diciamo che siamo rimasti un po' male più che altro per il tanto impegno che avevamo messo, però quest'anno siamo più decisi dell'anno scorso e siamo decisi a migliorare ancora di più per arrivare a quello che puntiamo, quindi il podio come tutti quanti. Mentre invece l'anno scorso ricordiamo cosa vi eravate classificati? Ci eravamo classificati sesti, siamo arrivati purtroppo, la grande delusione oltretutto è che siamo arrivati anche a una scuola tedesca già superato, quindi abbiamo visto la grande potenza che possono essere anche le nuove scuole, le scuole tedesche che si sono inserite in questo mondo del festival che prima invece per loro era un po' sconosciuto. E quindi quest'anno si punta ad arrivare almeno a terzi, dici che ce la farete? Sì, dai, quest'anno abbiamo grandi aspettative. Perfetto, allora passiamo alla rappresentante invece numero 2. Raccontaci quali sono un po' i vostri punti di forza, perché ne avrete sicuramente. No, ne abbiamo pochi, no, non pochi. I nostri punti di forza comunque siamo noi, siamo ragazzi, siamo abbastanza impegnati, siamo felici di fare questa cosa e comunque siamo di più, siamo molti di più degli altri anni e quindi puntiamo quest'anno ad arrivare più in avanti degli altri anni perché ci stiamo davvero impegnando, abbiamo cercato di cambiare alcune cose rispetto al passato per cercare appunto di ottenere i risultati che speriamo. C'è sempre comunque una categoria che vi fa paura, che temete un pochino, magari anche per la bravura delle altre scuole? Non più di tanto per quello, più che altro forse le online productions, perché tendiamo come anche tutti gli altri a, non dico tralasciarle, però ce ne dimentichiamo di più mentre puntiamo tutto sulle le classiche, le moderne, però stiamo cercando di metterci d'accordo. E allora, visto che ormai il festival sta quasi per iniziare, facciamo un augurio ai vostri ragazzi, anche ai professori, insomma a tutti quelli che ci tengono a vedere l'ITC in alto nel podio. Sì, spacchiamo, speriamo di arrivare, no, siamo pronti. E dopo aver parlato con le rappresentanti, adesso siamo qui con il preside dell'Istituto Tecnico Economico, Cesare Battisti. Allora, abbiamo visto le rappresentanti deluse dal risultato dell'anno scorso, lei cosa ci può dire? Non devono essere deluse, perché arrivare seste su 20 o 25 scuole quali erano non devono proprio essere deluse, devono far crescere questa cultura dello spettacolo nella nostra scuola, in modo da migliorare sempre di più. Come pensa che andrà invece quest'anno? Quest'anno arriveremo quinti sicuramente, quindi ci sarà un miglioramento. Ma le ragazze puntano al podio? Ma si può anche essere convinti di poter arrivare al podio, però bisogna essere consapevoli dei propri obiettivi e dei propri mezzi. Io spero e sono sicuro che quest'anno faremo meglio. Allora faccia un augurio ai suoi ragazzi, che così li carica un pochino. Certamente un augurio di cuore a tutti i ragazzi, non solo della nostra scuola, che si divertano e che prendano questa occasione per così distogliere un po' l'attenzione un pochettino dallo studio, ma che poi si rimettano a studiare. Grazie.